Non basta la malattia a rendere la vita di Nadia Toffa più buia. La iena, infatti, deve vedersela anche contro chi agisce alle sue spalle. Ecco cosa è successo. Nadia Toffa, nella diretta di ieri, è stata protagonista delle iene oltre che conduttrice. La bella iena, infatti, ha rivelato di aver subito un colpo basso. Qualcuno ha pensato bene di sfruttare la sua popolarità a fini commerciali senza il suo consenso. Nadia Toffa, Le Iene e la Truffa. La conduttrice delle Iene, Nadia Toffa, è stata vittima di una truffa. Ieri sera è andata in onda un servizio che coinvolge i personaggi del mondo dello spettacolo, testimonia la loro insaputa di prodotti. In passato, la Toffa si è ritrovata sui social come testimonial di Chocolite, un prodotto che permette di dimagrire 30 kg in solo 4 settimane. Inoltre, erano stati realizzati dei video che riprendevano alcune dichiarazioni della conduttrice nei quali la Toffa invitava ad acquistare il prodotto in questione. La Toffa, ovviamente, non aveva dato il consenso per essere testimonial di Chocolite e tantomeno non ha mai acquistato prodotti di questa marca. La truffa coinvolge altri VIP.I e in questa nuova truffa sono stati coinvolti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Nel servizio mandato in onda domenica sera molti dei personaggi famosi hanno chiesto scusa ai fan per queste pubblicità ingannevoli, le quali mirano principalmente a raggirare persone che, in buona fede, acquistano prodotti tecnologici di ultima generazione a prezzi scontatissimi, e che poi difficilmente arrivavano a casa, perché distribuiti con un ingannevole metodo piramidale. In questa truffa sono stati coinvolti Ignazio Mose, e la fidanzata Cecilia Rodriguez, la showgirl Francesca Cipriani, l'attore Marco Bocci e Valentina Vignali e non solo. Sono testimonial di un servizio di vendita di prodotti a prezzi stracciati che difficilmente arriveranno a destinazione a causa di un metodo piramidale che avvantaggia solo i primi partecipanti. Tuttavia, molti dei personaggi famosi hanno dichiarato di non essere stati a conoscenza del raggiro commerciale. È una truffa che si è diffusa negli ultimi anni e che continua ancora oggi a raggirare molte persone, con la promessa di acquistare oggetti molto cari a solo un terzo del loro reale valore,